quando abbiamo acquistato questa casa non ci eravamo resi conto bene in che territorio era situata. La scelta non era stata preventivata e in realtà ci siamo resi conto che questo territorio è magico, è pieno di fortune, di tesori, nel senso che noi siamo in mezzo tra Venezia e le Dolomiti e siamo circondati dalla vallata del Prosecco, quindi possiamo spaziare sia a livello stagionale che a livello di altitudine di prodotti che sono incredibili, delle vere e proprie eccellenze che poi vengono anche tutelato da dei consorzi. È veramente ricco non solo quelle che vedi in giro, ma anche il terreno proprio. Dal pesce della laguna, dai pesci dei fiumi. Possiamo poi salire, abbiamo la pianura con le risorgive e prodotti come radicchio, che nascono appunto in quelle zone perché ci sono delle determinate condizioni. Poi arriviamo alle colline dove c'è la presenza di più verde, quindi in primavera abbiamo tutta la parte del foraging, che si chiama foraging, ma in realtà è un'antichissima pratica, è andare ad erbette dove le nostre nonne continuavano a cucinare utilizzando quello che trovavano nel territorio, finendo alle montagne dove troviamo funghi, malghe, pascoli, burro, latte. Quindi abbiamo un range di prodotti che è incredibile e noi abbiamo la fortuna che per ogni stagione non dobbiamo altro che spostarci di qualche chilometro e attingere a quello che serve in quel deciso momento. Il vino, l'uva, è parte importantissima di questa terra, quindi noi siamo a fianco alle colline del Prosecco che recentemente sono diventati patrimonio dell'UNESCO e quindi è un territorio che è unico. Ogni volta che in macchina portiamo dei nostri clienti è sempre un'emozione vedere quei paesaggi così, quel connubio tra collina, rotondità e precisione del filare, del vitigno. Quello devo dire che è sempre impressionante per me. Però più si scende, più si va in pianura, comunque è una terra che dona tantissimo al vino e per noi, io che sono di Treviso, è tradizione proprio fin da bambini imbottigliare con i genitori, con i nonni, quindi è la cultura del vino, di stare a tavola, è proprio dentro il nostro sangue.